Calcio per voi e oggi parliamo di una cosa molto importante, l'ultima giornata di Serie A, di campionato, e ci sono due sfide molto importanti che contemplano la lotta salvezza ma anche la lotta Champions League, perché ci sono Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Lasciamo da parte la lotta Champions League che riguarda l'Inter, che dovrà assolutamente vincere per cercare di non farsi prendere dal Milan, ma concentriamoci sulle altre tre in gioco, cioè l'Empoli e la Fiorentina e Genoa. La lotta salvezza quest'anno è particolarmente drammatica rispetto ad altre stagioni in cui è stata decisa molto presto. E qual è la situazione? La situazione trova il Genoa al momento retrocesso a 37 punti, l'Empoli in gradino più sopra a 38, la Fiorentina alla pari con l'Udinese a 40. Fiorentina e Genoa sono assolutamente le delusioni del campionato, perché due squadre gloriose, insomma, sono piombate in una zona assolutamente che non fa per loro. Ecco, cerchiamo di analizzare un attimino quali possono essere le combinazioni di questa lotta. Ecco, sicuramente la cosa base è che l'Empoli deve cercare di non perdere in casa dell'Inter e sperare in una sconfitta del Genoa, perché altrimenti in caso di, per esempio, pareggio del Genoa con la Fiorentina e sconfitta dell'Empoli, in quel caso l'Empoli retrocederebbe perché il Genoa ha vinto entrambi gli scontri diretti con l'Empoli. Nel caso l'Empoli vincesse, si salverebbe e la lotta sarebbe fra Fiorentina e Genoa. Ora, cosa succede in quel caso? Succede questo: se Fiorentina vince, o pareggio, ovviamente il Genoa retrocede. Se Genoa vince, ci sono due possibilità, perché questo contempla anche l'Udinese, che ha 40 punti anch'esso, però è già salvo per differenze reti varie. Se l'Udinese perde, Fiorentina e Genoa vanno a pari punti, si arriva a 40. Ecco, se il Genoa vince con un solo gol di scarto, retrocede il Genoa, non basta. E se invece batte la Fiorentina 2-0 e perde anche l'Udinese, la Fiorentina va in Serie B. Quindi, ecco, la situazione è drammatica parecchio per il Genoa e ovviamente anche per l'Empoli, perché è una partita difficile contro l'Inter, e quindi vedremo questo pomeriggio, questa sera saranno delle ore molto infuocate per la lotta salvezza. Fate i vostri conti, fate le vostre previsioni, seguite la nostra pagina, e mettete like e vedremo quello che succederà. Ciao a tutti!